Nuovamente ringrazio tutti e lascio innanzitutto la parola a Maurizio Pagliassotto. Grazie per essere qui. Allora, buonasera. Mi trovo a parlare del debito di Torino dopo circa, a questo punto, 11 anni dal libro che scrissi. Utilizziamo i verbi adeguati, quindi in passato remoto, che scrissi 11 anni fa, nel quale prendevo in esame la condizione torinese. E al tempo mi ricordo che questo capitolo sul debito fece molto scandalo, fu la cosa in assoluto che fece più infuriare. Era un libro appunto che metteva in luce quelli che erano i rapporti di potere di questa città e soprattutto il loro incancrenimento, no? Ma in parallelo raccontava di quanto questo territorio nel tempo, per portare avanti quelle che poi ho definito la cosiddetta trasformazione involontaria, si fosse pesantemente indebitata. E questo fece molto infuriare i critici di questo libro, perché venni attaccato dicendomi che sostanzialmente era stato fatto debito buono. Il debito ha questa aggettivazione, che magari verrà ripresa in maniera molto più approfondita di quanto posso fare io, che ti mette di fronte a una questione morale, cioè tu ti stai riempiendo di debiti, però lo stai facendo per un fine ottimo. E allora ricordo in questi incontri che facevo con persone che erano totalmente opposte rispetto a quello che dicevo io, che mi dicevano appunto che sostanzialmente la critica verso il debito è la critica verso il progresso. Non so quanto il progresso abbia a che fare con il debito, sicuramente il capitalismo ha a che fare col debito, ma io penso che, dicendolo in maniera estremamente tout court, il capitalismo non abbia a che fare con la civiltà, quantomeno il capitalismo nel quale noi stiamo vivendo in questo momento. Una città come la nostra, da 11 anni ad oggi, da quel libro che ho scritto, io non lo so, ci sono persone che ne sanno molto più di me, che interverranno dopo di me, ma immagino che sia sotto gli occhi di tutti che ci siano dei fattori umani che sono ancora più compromessi rispetto a 11 anni fa. Io non ricordo 11 anni fa una via Roma e nelle condizioni in cui le possiamo vedere oggi, ma non parlo ovviamente dalle 9 del mattino fino alle 8 di sera, quando è il momento dell'estrazione di valore attraverso lo shopping e attraverso lo struscio. Parlo degli invisibili che si ammucchiano lì la notte. Non mi ricordo una carenza di assistenza sociale in questa città che ha delegato sostanzialmente tutto o buona parte del cosiddetto Stato sociale ad una fondazione bancaria, e che se non ci fosse questa fondazione bancaria, che appunto è la Compagnia di San Paolo e in parte anche il CRT, probabilmente lo Stato sociale in questa città crollerebbe completamente. Questo ritiro completo dello Stato e dell'ente pubblico dalle sue funzioni vitali, in virtù appunto di questa deficit perenne che fa sì che non si possa andare oltre, nel momento in cui vi è una crisi della povertà che è sotto gli occhi di tutti, come dicevamo prima. Quindi questa è la città dove vivo io, dove viviamo tutti quanti e che vediamo sotto i nostri occhi. Paradossalmente, quello che per me è stato veramente sorprendente è rendermi conto di quanto questo totem e quanto questo gigante che pesa sulla vita di tutti noi sia sostanzialmente invisibile, ma non sia nemmeno oggetto di chiacchiera, sia qualche cosa che non esiste nella percezione comune. E qui veniamo ad un grande tema, che è il solito, che anche questo che non è una novità storica, cioè sul fatto che vi sia stata negli ultimi 30 anni sostanzialmente una totale omissione e una mistificazione del processo finanziario che ha subito questa città. Cioè, in un primo momento appunto è stato il debito, è stato aggettivato con il buono. Ah, è buono, ah, che bello, il buono, è bellissimo, avere debiti è una cosa stupenda, che cosa meravigliosa. Però quando li abbiamo noi i debiti è una catastrofe. Non capisco perché quando io ho i debiti con la banca, questi mi mandano l'ufficiale giudiziario e mi fanno portare via il letto. Ma il processo è esattamente la stessa cosa per quanto riguarda gli enti pubblici, perché poi non si portano via il letto, ma si portano via la cavallerizza. E quello poi il processo rispetto al quale noi siamo di fronte, no? Però tutto questo è invisibile, è totalmente invisibile. E siamo, dico la banalità, delle 9:15,
di nuovo di fronte al fatto che i padroni del debito sono i padroni dei giornali. Punto, finito. Cioè, siamo di fronte ad un principio democratico, era per quello che nel titolo abbiamo deciso di mettere, di parlare di libertà e democrazia, perché se i padroni dei padroni, cioè il padrone dei padroni è colui che muove il racconto, allora non c'è possibilità di avere coscienza e probabilmente vi è anche uno spessore democratico e uno spessore civile che è veramente assottigliato. Chiudo dicendo che in questi 10 anni sostanzialmente ho avuto modo, da un punto di vista professionale, di allargare lo sguardo. Io mi sono occupato, mi occupo tuttora di migrazione di massa e, come dire, la nostra città condivide con gli ultimi degli ultimi questo enorme cappio stretto intorno al collo. Io vi suggerisco la lettura di un libro stupendo che è stato scritto da una torinese, sto parlando di, dopo vi cito il nome, le chiedo scusa dopo quando l'accetterò nuovamente, se poi avrò la possibilità di chiedere la parola, ma il cui titolo è Se fallisci sei morto, che non ha a che fare con gli enti pubblici, con tutti noi, bensì con le forme di indebitamento che vengono contratte da coloro che si mettono in viaggio, i sedicenti migranti, che non sono tali, i migranti sono i nostri nemici, sono i nemici dell'Unione Europea che noi combattiamo senza pietà, che si mettono, nel momento in cui si mettono in viaggio, costruiscono intorno alle loro vite questa rete debitoria che gli permette di fare il primo passo. Il primo passo che poi si sostanzia in questo fallimento che incontrano spessissimo nel momento in cui devono incontrare le difficoltà che portano, che incrociano lungo queste rotte migratorie, che hanno di nuovo a che fare con il principio del capitalismo, per il quale passa solamente chi ha i soldi, invece chi non passa non riesce, chi non ha i soldi non riesce a passare. Terzo piano. È veramente un mondo questo che ruota intorno al debito, cioè ci siamo finiti tutti quanti, e mi sorprende tanto questo, che non ci sia assolutamente coscienza, non c'è, io non so, ma voi avete, non che io frequenti molto, però voi avete mai letto qualche programma politico che abbia un minimo di analisi di una cosa così grande? Non c'è, non esiste. Probabilmente all'estrema sinistra c'è qualcosa, ma di nuovo c'è un sorvolare. Io ricordo benissimo nel 2016, quando concorsi attivamente alla lezione dell'Appendino, a quale lei aveva un'analisi che era esattamente uguale a quella che si farà in questa sala, cioè le chiacchiere che io e lei facevamo al bar nel momento in cui si era veramente vis-à-vis, erano le parole che ci diremmo noi questa sera. Nel momento in cui tu sei nell'atto della verità, nell'atto del, ti metti di fronte al confronto col potere finanziario, col potere capitalistico, poi vi è questa immensa trasformazione, subentra la filosofia del pragma, che io definisco la filosofia del prosciutto di pragma, perché si tende a sempre a compromettere, a scendere a livelli sempre più compromissori, soprattutto su questo totem, cioè che quello debitorio. Tentare di riportarlo al centro dell'attenzione del dibattito pubblico, per quanto sia estremamente faticoso, è l'unica cosa da fare in questo momento. Io penso che se non si parla del debito, si parla di schieramenti identitari, cioè io voto per quello, tu voti per quell'altro, tu voti per quell'altra cosa ancora, io partecipo con quelli, ma in realtà è come se dicessi io tifo Juve, io tifo Toro, cioè non si ha la capacità, perché su questo tema sono esattamente tutti sulla stessa posizione. Quindi secondo me questo incontro, il comitato debitò, sicuramente sta andando nella giusta direzione, e sono curioso anche di sapere, di ascoltare il dibattito di questa sera. Grazie per l'invito.